grazie. In effetti preferisco considerarmi più un artista che un poliziotto. Oh, gradisce un'altra tazza di tè? Grazie, volentieri. Sono veramente felice che una persona della sua sensibilità sia stata assegnata al nostro quartiere. Eh sì, è un posto veramente tranquillo, grazie. E poi, questa casa, sì, sembra proprio che la violenza e la guerra non riusciranno mai a varcare la soglia del vostro giardino. Questa è una delle più antiche case di Brooklyn ed è rimasta tale quale nonno Brewster l'ha costruita ed arredata, ad eccezione dell'elettricità, che noi peraltro usiamo il meno possibile. È stato Mortimer a insistere per metterla. Mortimer? Sì, nostro nipote, ci viene a trovare di tanto in tanto. Ah, Teddy, tra poco arriverà tuo fratello. Molto lieto. Da quando Mortimer si è fidanzato con la figlia del reverendo, il dottor Harper, ci viene a trovare molto più spesso. Chi, la signorina che abita dall'altra parte del cimitero? Proprio lei. Sa che il nostro ragazzo scrive per un giornale di New York? Ma è meraviglioso. Oh, no, niente affatto. Mortimer è critico teatrale. Dio sa quanto soffre per questo. Soffre? Oh, lui odia il teatro. Ma dice davvero? Ma scrive cose terribili sul teatro. E d'altra parte è anche comprensibile, poveretto. Era così contento prima, quando si occupava di case, di immobili, di cui era veramente esperto, fino a quando non l'hanno obbligato a questo terribile incarico notturno. Perché non mangi un biscotto, Teddy? Via, forse non è poi così terribile. Oh sì, invece sì. Ma fortunatamente, come dice lui stesso, il teatro non è come la musica e non avrà lunga vita. E intanto gli dà da mangiare. Ah, a proposito, sergente, ho preparato un po' di brodo per il suo collega, il sergente Brotti. Ah, non si disturbi. So che ha avuto un incidente. Eh sì, una brutta ferita al piede. Ah! Ah! Gli dica che andremo presto a trovarlo. Allora è proprio vero quello che dicono di lei e di sua sorella, eh? Che è impossibile impedirvi di commettere delle buone azioni. Via, non esageriamo, sergente, via, anche voi poliziotti, anche voi ne fate del bene, con questa iniziativa splendida di raccogliere i giocattoli per i bimbi poveri. Sì, sì, in effetti ci tiene occupati durante la giornata, sarà a lungo andare e ci si annoia a giocare tutto il giorno a carte. E allora uno prende la pistola, comincia a pulirla e prima che te ne sei accorto ti sei sparato su un piede. Vado subito a preparare i giocattoli. Teddy, vai su in camera della zia Marta e prendi quella bella scatola di cartone. Teddy, mia sorella li ha già impacchettati. Io intanto vado a preparare il brodo, con permesso? Se prego. Permesso. Eccoci qua. Gabinetto deve dare l'ok! Lo darà, stia tranquillo! Come stai, signor Benissimo? Molto
sull'tate, l'orgoglio musulman se volato in mare, di quella piccola gloria. Quanti sono? 50. Chissà quanti ragazzi faranno contenti. 50. Fermo! Questo è il generale. Eccolo qua. Potete prenderlo, è tutto vostro. L'ho messo in congedo l'anno scorso. Ma cosa ha preso? Ma questo è l'Oregon! Oh, ma l'Oregon deve andare in Australia! L'Oregon deve andare in Australia! L'ho promesso al generale Bob Evans! E quando gli prometto una cosa, la mantengo! Ha capito? Teddy! Teddy! La patria ha bisogno dell'Oregon! Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Si è fatto tardi. Sì, devo proprio andare. Arrivederci! Colonnello! Ah, il brodo, sergente! Ah, sì, il brodo, grazie. Carica! Avete mai provato a dissuaderlo di essere Theodore Roosevelt? Oh no! Oh, è così felice di essere Theodore Roosevelt. Una volta tanto tempo fa gli abbiamo suggerito di essere George Washington, così tanto per cambiare, no? Oh, ma si è infilato sotto il letto per giorni e giorni e non voleva essere più nessuno. Oh. Beh, insomma, contento lui, ma mi raccomando, la tromba. Oh, non si preoccupi, sergente, ci staremo molto attenti. Arrivederci. Arrivederci, sergente. La ci daremo la mano. La mi dirai di sì. Il sergente è un ottimo baritono. Abbiamo fatto un bel duetto prima. Oh, magnifico. È per questo che avete preso il tè così tardi? Oh, no! No. È per un'altra ragione. Oh, Teddy! Sì? Buone nuove per te. Devi andare a Panama a scavare un'altra chiusa. Molto lieto. Oh, perfetto, perfetto. Vado a prepararmi per il viaggio. Carica! Oh, Abby, mentre io ero fuori. Sì, cara. Oh, cara! Proprio non ho potuto aspettarti, non sapevo quando saresti tornata e il sergente Ora stava per arrivare. E tutto da sola? Ha dato tutta la perfezione. Oh, cara, scendo subito in cantina a vedere. E no, cara, non c'era tempo, ero tutta sola. Ebbene? Ebbene. Sì! Oh! Dobbiamo parlare molto seriamente a Mortimer di come si comporta con te. Perché? Come si comporta? Perché noi gli abbiamo insegnato che quando si invita una signorina si va sempre a prenderla a casa. Sì, ma quando la signorina abita in un presbiterio è normale che si scoraggi un po'. Si scoraggia un po' troppo facilmente, eh? Oh, non datevi pena. Dopo corteggiatori per cui il massimo della vita notturna erano i meeting di preghiera, andare a teatro tutte le sere è davvero meraviglioso. Oh, bene, cara, questo ci conforta. Già che se Mortimer è proprio obbligato a vedere certe cose, almeno lo fa accanto alla figlia di un pastore. Elena, chissà cosa penserai di noi? Oh. Non abbiamo ancora tolto le tazze del tè. Oh, cara, non toccare niente. No. Sai, aspettiamo che venga Mortimer e poi ti darà una mano. Mortimer sarà qui a minuti. Visto che ancora non c'è, vado a dare la buonanotte sì. A papà, eh? Oh, ciao! Ciao, Mortimer, caro! No, 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 no,
mettimi giù. Su. Abby, è arrivato Mortimer. Stai andando da qualche parte? Da papà, digli di non aspettarmi stanotte. Oh, non credevo si udasse più, nemmeno a Brooklyn. Caro Mortimer! Sì, Abby! Come stai? No, ne trovo bene anche te. Non sei cambiata molto da ieri, eh? Come è stato ieri? Uh-huh. È un po' di tempo che ci vediamo molto più spesso, eh? Vieni qua, siediti, raccontami tutto. Oh, allora, racconta. Abby! Ma vai, cara! Non avevamo qualcosa da fare in cucina? Le tazze del tè. Fate come se foste a casa vostra. Proprio come se foste a casa vostra. Noi siamo le zingarelle. Noi siamo le zingarelle. Bello, raccogli l'invito. Ah, un suggerimento troppo forzato, preferisco improvvisare. Avessi mai improvvisato qualcosa con le tue improvvisazioni? Dove vogliamo cenare stasera? Per me fa lo stesso, tanto non ho fame. Ah, allora potremmo mangiare dopo lo spettacolo, visto che oggi sono riuscita a pranzare. Ma non si farà troppo tardi? Ah, quella di stasera è una boiata tale che alla fine del primo atto... Ci squagliamo anche stavolta. Ho prenotato due posti all'ultima fila, c'è anche una colonna che ci protegge da fuga, così potremmo essere da Blake al massimo per le 10, ti va bene? A me sì, ma mi dispiace per questi poveretti, dovresti avere un po' più di rispetto per questi spettacoli. Perché loro ne hanno per me? Mortimer, tu stai peggiorando. È la prima volta che vuoi andare via a metà di un musical. Ma quello di stasera non è un musical. Ah, no? No, l'hanno rimandato per far debuttare quest'opera prima. Un'opera prima? Sì, scritta dal nipote del sindaco di Brooklyn. Ma chi? Quello che ha già l'appalto di onoranze funebri? Proprio lui. Si è messo a scrivere. E di che si tratta? Ah, pare sia una sorta di riflessione sull'inutilità della vita. Ah, interessante. Beh, io preferisco il musical. Pare sia l'unico genere che ti interessi. Diciamo che mi interessano gli effetti psicologici che ha su di te. Sarebbe? È vero che dopo quel dramma di Miller mi hai detto che ero carina e intelligente e questo mi ha fatto senz'altro piacere. Ma è stato solo dopo il nostro primo musical che mi hai detto che avevo delle belle gambe e non ti sei fermato lì. Per essere la figlia di un pastore sei piuttosto birichina. Dove l'hai imparato? Alle prove del coro della parrocchia. Il coro ben appiatato. Spesso gli inni finivano in gloria. Elena, che ne diresti di sposarci dopo lo spettacolo? Dopo lo spettacolo? Sì, sai, comincio ad avere una certa fretta. E credo sia papà a voler celebrare le nozze. Oh, tuo padre renderà noiosa anche la nostra cerimonia. Non vorrei come in teatro andartene prima della fine. Scusa, tesoro, è una deformazione professionale.